Avevo fatto preparare il leggero se lo preferiva, come vuole. Preferisce? Ok, perfetto, avevo capito male io. A lei, onorevole. Preferisco discutere dal mio gruppo. Presidente, rappresentante del governo, colleghi, io credo che questo provvedimento meriti qualche minuto di dibattito e di riflessione in più. E dico subito che il gruppo di Fratelli d'Italia si asterrà dal voto su questo decreto, e lo dico perché avverto forte la responsabilità di dire parole che costruiscano e che non distruggano, e credo che il comportamento del gruppo di Fratelli d'Italia in commissione abbia dato la dimostrazione di quanto la nostra volontà fosse quella di collaborare e di arrivare a un testo il più condiviso possibile, perché questo è un testo veramente importante per gli effetti economici sull'Italia e sugli italiani. E a questo comportamento però devo dire, lo ha detto molto bene prima il mio capogruppo Lollobrigida, purtroppo non è corrisposta una altrettanta buona volontà da parte del governo. Noi abbiamo chiesto di non apporre la fiducia, abbiamo dimostrato di essere assolutamente collaborativi e nonostante questo è stata apposta una fiducia che per noi non aveva senso e continua a non averlo, perché la discussione e il dibattito in quest'Aula di questo provvedimento era importantissima. E poi abbiamo capito le ragioni. Siamo rimasti basiti all'inizio, ma poi abbiamo capito le ragioni. E le ragioni non sono che Fratelli d'Italia poteva creare problemi. La ragione è tutta interna alla divisione, alla spaccatura di una maggioranza che ha gestito questa commissione con continui stop e con continue riprese, perché era la maggioranza che non riusciva a trovare un punto d'incontro su questioni fondamentali per tutti gli italiani. E allora, vede, Presidente, credo che questo comportamento dica da solo quali sono i problemi divisivi di questo gruppo eterogeneo di idee e di partiti. E lo dice anche il fatto che in un testo così importante, a metà fra la crisi e il rilancio dell'economia, i gruppi di maggioranza presentano oltre 4.000 emendamenti, un segno evidente e tangibile che probabilmente nessuno della maggioranza fosse veramente convinto della genuinità e della bontà del testo base. E se la maggioranza deve ricorrere costantemente a questi stop and go, nonostante l'ottimo lavoro dei relatori che hanno cercato di cesellare, di raggiungere il compromesso su ogni singolo emendamento, beh, di fatto siamo arrivati ad un testo definitivo che manca di lungimiranza, manca di visione e al quale tanto, tanto sarebbe potuto essere aggiunto. E allora partiamo prima da qualche numero, perché credo che i numeri non siano secondari, descrivono perfettamente i fenomeni, raccontano le storie e valutano l'azione politica. Già oggi a questo provvedimento manca oltre il 97% delle attuazioni. E questo è purtroppo una prassi consolidata che abbiamo ritrovato anche nei provvedimenti precedenti. Manca oltre il 90% delle attuazioni relative al decreto sostegni, il 75% alla legge di bilancio 2021. Io ricordo quando il sottosegretario alla Presidenza, Roberto Garofoli, sottolineava la gravità di questo tema, esortando i ministeri a rimediare e auspicando l'adozione di norme autoapplicative. Beh, anche in questo caso non è stato fatto e per cui molto probabilmente, anzi quasi certamente, ci ritroveremo con un provvedimento che di fatto non riuscirà a raggiungere gli italiani e le imprese, italiane. Ora veniamo però al merito del provvedimento. Perché con onestà intellettuale dobbiamo dire che è soltanto grazie al lavoro fatto in commissione che si è riusciti a trovare con Fratelli d'Italia, si sono riusciti a trovare alcuni punti di convergenza. Siamo stati contenti di accertare la sospensione del cashback. Fratelli d'Italia lo aveva detto da
mesi e siamo contenti che finalmente anche il governo dei migliori sia arrivato alla nostra soluzione. Siamo contenti di aver finalmente fatto capire che lo sblocco selettivo dei licenziamenti ha un senso quando in Italia il problema da affrontare è quello delle chiusure delle aziende. Il 40% delle aziende rischia la chiusura oggi e milioni di italiani finiranno e potrebbero finire per strada in ogni caso. E allora dobbiamo concentrarci, ed è questo che abbiamo chiesto lungamente e fortemente in Commissione, sulla continuità delle aziende. Noi abbiamo la necessità di premiare quelle aziende che nonostante tutto sono andate avanti e hanno mantenuto la saracinesca alzata. Dovremmo aiutare quegli imprenditori e ovviamente dobbiamo fare in modo che ci sia finalmente una vera riforma fiscale. Il regime fiscale va cambiato a favore delle aziende affinché quelle aziende possano creare il lavoro di cui tanto parliamo. Grazie a Fratelli d'Italia è stata aumentata la dotazione del fondo del Ministero del Turismo per le città d'arte, sono stati destinati 10 milioni aggiuntivi a Roma, una vittoria per la capitale, una vittoria per l'Italia intera, perché come abbiamo più volte detto Roma è la cartolina d'Italia e abbiamo necessità di preoccuparci tutti insieme che questa cartolina sia la più bella possibile. E pur apprezzando un rafforzamento e un ampliamento degli interventi sui contributi a fondo perduto, abbiamo però contestato che siano rimaste delle rigidità sui parametri di accesso in termini di perdite di fatturato e di tetto massimo dei ricavi. Crediamo ancora fortemente che vadano intensificate le misure sul turismo, perché quelle che riguardano trasporti e mobilità non sono stati ampliati. Va ampliata la platea dei beneficiari. Il rifinanziamento del fondo dedicato ai tour operator e non solo questo, tutto ciò che ha a che fare con il turismo va rivisto. È il settore economico che più soffre per gli effetti della pandemia e al suo interno le strutture turistico-ricettive, quelle termali, sono quelle che stanno pagando il prezzo più alto. I numeri parlano chiaro. Pochi giorni fa l'Istat ha pubblicato i dati relativi al fatturato degli alberghi nel primo trimestre 21, che registra un calo del 70,8% rispetto allo stesso periodo del 2020. E il nostro centro studi ha rilevato nel quadrimestre gennaio-aprile 2021 un crollo dell'85,6% delle presenze dei turisti negli esercizi ricettivi. Quello che è stato destinato al turismo con questo provvedimento sono spiccioli. Dobbiamo iniziare a capire che se vogliamo davvero aiutare i settori, su alcuni settori bisogna concentrarsi e su quelli bisogna concentrare le risorse economiche. Bene che ci sia stato la previsione di un potenziamento dei fondi per la cultura, lo stanziamento di risorse per aiutare le famiglie in difficoltà a pagare le bollette o l'affitto. Assolutamente nulla invece è stato fatto per quanto riguarda la scuola, una risposta tanto attesa, una risposta che dovremo dare fra pochissimo, fra meno di 2 mesi e mezzo. Noi abbiamo la necessità di aiutare il corpo docente, coloro che lavorano all'interno della scuola, riimmaginando il sistema di reclutamento. Invece abbiamo ancora docenti immobilizzati. Insomma, per concludere, Presidente, il Sostegni bis ha lasciato moltissime cose indietro. Noi abbiamo cercato di farlo capire, ne abbiamo discusso ed è per questo che volevamo che questo provvedimento fosse dibattuto in quest'Aula, perché tutti i colleghi che non hanno partecipato alla Commissione bilancio potessero essere consapevoli di quello che votavano e delle misure che erano contenute, perché siamo certi che se ciò fosse avvenuto sarebbero venuti a noi nella considerazione che molto di più potrebbe
poteva essere fatto. E però, anche se il governo e la maggioranza continua a tacitare Fratelli d'Italia in aula, impedendole di parlare, gli italiani sanno che noi saremo sempre dalla loro parte. Grazie. Grazie, onorevole Lucaselli. Ha chiesto di intervenire l'onorevole